Ma salve a tutti Colors e benvenuti nel mio nuovo video. L'altra volta vi ho chiesto di darmi idee per i nuovi video e molti di voi mi hanno accontentato. Ma prima di arrivare al tema scottante del video, vorrei dirvi che il mio amico iscritto Daniele DS3 mi ha fatto una proposta che vorrei mettere al vaglio di voi. Può votare anche Daniela e non fa niente se lo conosci già molto bene. Mi ha proposto di, nel mio caso, si tratterebbe di ritornare a sponsorizzare. Ora, io sono disposto ad accettare questa proposta, però a condizione di scegliere io i canali. Daniele mi ha detto già di essere d'accordo con me, ma io vorrei sapere anche il vostro di parere. Possiamo fare le sponsorizzazioni a mia discrezione, oppure mi devo ritrovare poi i commenti sotto con scritto: mi sponsorizzi per favore e non so manco chi siate. Quindi, se accettate queste condizioni, io accoglierò ben volentieri la richiesta di Daniele sponsorizzando i canali che A, a me piacciono di più, e B, in linea di massima, salvo proprio rarissime eccezioni, saranno anche canali che mi seguono. Perché non ha senso sponsorizzare un canale che non mi guarda neanche, a meno che appunto non abbia tanti di quegli iscritti che forse dovremmo avere un po' di comprensione in più. Venendo invece al video di oggi, il mio amico Grizzly, di cui trovate il canale in descrizione, mi ha dato un sacco di spunti e io lo ringrazio. Oggi rispondiamo però ad uno. Perché io ho leggermente modificato la sua richiesta, rendendola, secondo me, ancora più interessante. Non vi racconterò come mi aveva chiesto una sola giornata brutta. Vi racconterò una delle settimane più sfigate di tutta la mia vita. Che in realtà non è l'unica, però è quella senza risvolti legali, è quella in cui non bisogna parlare male di nessuno, quindi mi sento più sicuro a raccontarvi questa piuttosto che altre. Ho addirittura controllato il calendario per dirvi il giorno ed il mese esatti di questi accadimenti. Quindi, lunedì 12 giugno 2000, un Riccardo della tenera età di 10 anni, che aveva appena finito la scuola, decide di recarsi alla sua seduta di ippoterapia, la quale, per chi non lo sapesse, è una sorta di integrazione alle fisioterapie che interessano noi persone disabili con i cavalli. Generalmente diciamo che è più facile vengano coinvolte persone con autismo, però in quel periodo fui coinvolto anch'io, sebbene non viva la condizione dell'autismo. Feci questa mia seduta, solo che quel giorno c'era un signore che non avevo mai visto a condurre il cavallo e mi sembrava un po' eccentrico, un po' particolare. Però uno mette sempre in conto di sbagliarsi, no? Sta di fatto che faccio la mia seduta e prima che potessi capire cosa stava succedendo, a fine seduta mi ritrovo col sederino per terra. Nel tuffo, perché qualcuno aveva sbagliato qualche manovra per farmi scendere. E fu così che ebbe inizio la mia settimana
fortunata. Mercoledì 14 giugno, seconda seduta di ipoterapia della settimana, stessa persona. Finisco la seduta, non si sa come mi trovo, con i piedi sotto la pancia del cavallo. E non sappiamo cosa ha spinto questo cavallo a farmi questo regalo. Sta di fatto che mi pesta un piede e aveva i ferri sotto gli zoccoli. Lì per lì io esclamo "Ah!" per l'impatto. Però pareva che la cosa fosse finita lì. Se non che nel tragitto in auto che mi riportava a casa, il dolore al piede diventa sempre più forte. Sempre più forte. Tanto che mia madre mi fa un pediluvio nel ghiaccio e non mi ricordo se avesse aggiunto altro. Tutto sembrava finire lì ancora una volta, ma probabilmente anni dopo mi dissero che ciò che ne è conseguito aveva direttamente a che fare con il pestone ricevuto dal cavallo. Venerdì 16 giugno del 2000 arriva il clou della settimana molto fortunata. Ricordo di aver invitato la mia migliore amica del tempo, che per privacy chiameremo Noemi, in quanto non solo non è più la mia migliore amica, non siamo nemmeno più amici. Stavamo giocando, ad un certo punto sentii un piccolo dolore alla pancia, niente di che, non mi sono preoccupato, non sembrava che ce ne fosse bisogno. Dopo un po' inizio però giustamente a lamentarmi, dico "Mamma, mi fa male la pancia", ovviamente la prima risposta, "Dai, tranquillo che ti passa". Da premettere che noi mi conosceva già da almeno 5 anni, quindi era giugno e io ero in mutandine e canottiera. Trascorrono i minuti, io continuo a lamentare questo dolore, e per cui mia madre mi propone di vestirmi e io accetto, mi infilo un paio di pantaloncini e cerco di continuare a giocare con Noemi. Tuttavia, non ci perso, il mal di pancia continua ad aumentare. Noemi torna a casa e io mi stendo sul divano perché non mi piaceva stare isolato quando mi ammalavo, ecco. Passano le ore, il dolore non va via, i miei convocano la pediatra. La pediatra dice che non poteva essere un'appendicite perché aveva avuto uno sviluppo diverso, e se ne va. Passano altre ore, il dolore aumenta, io a quel punto sono in lacrime. Comunque, ad un'ora imprecisata mi addormento. Poi a un certo punto mi sveglio e inizio a vomitare l'anima, ho vomitato tutta la notte. Dopodiché mi sono addormentato dallo sfinimento e al risveglio mi ricordo che trovai mia madre in quello che era il letto di mio fratello. E la cosa mi ha un po' stupito, no? Anche se avevo 10 anni, mi sono detto "Ma come mai la mamma ha deciso di dormire con me questa notte? Ma è successo qualcosa?" Nel frattempo il dolore fisso era sparito, però avevo la pancia comunque molto dura. Quindi, anche se era molto presto, ricordo che mi vestirono e mi accompagnarono in ospedale insieme a mio nonno,
Mio nonno nella vita era un infermiere, quindi probabilmente sperava di sveltire un po' la situazione. E ricordo di essere stato disposto sul lettino. Non so se fosse una sala predisposta alle urgenze, non me lo ricordo, anche perché sono passati 20 anni, ragazzi. Ricordo che con una facilità estrema che né la pediatra e né la guardia medica che avevo dimenticato di menzionare prima aveva avuto, la persona che era di turno mi sfiorò appena la pancia e disse: "Questo bambino va operato all'urgenza perché ha l'appendicite." Ricordo che l'urgenza era tanta e tale che non mi misero subito in un reparto un pochino più giovane, ma trascorsi i primi giorni della mia degenza accanto ad una signora di ben 87 anni, che adesso credo che non ci sarà più pace all'anima sua. In seguito sono stato trasferito accanto a gente un pochino più giovane. Ho fatto 5 giorni di degenza, sono stato dimesso il 21 giugno del 2000. Dopo un giorno di tè, ricordo che mi avevano spiegato che un permesso del genere poteva essere dato soltanto dal primario. Parlai con il primario e gli dissi che avevo fame, e quindi al secondo giorno mangiavo il tè con i biscotti, che per chi non è stato mai operato di appendicite può sembrare una cavolatina, però diciamo che poteva andare peggio. Ero già di tempra forte a 10 anni. E niente, qui termina il racconto story time della settimana più sfortunata della mia vita, che fosse raccontabile su YouTube. Spero che questo video, se così si può dire, vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere soprattutto se vi piace l'idea delle sponsorizzazioni espressa da Daniele. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, per voi se funziona, me lo auguro, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!